Un nuovo mondo, quello dei droni FPV, ossia First Person View, che garantiscono la possibilità di essere pilotati osservando ciò che il drone vede in prima persona. Un'esperienza unica che è approdata anche al Cremona Circuit Angelo Bergamonti di San Martino del Lago, grazie al referente locale Roberto Bianchini, a Drone Zine, la più importante rivista di droni in Italia, al costruttore MyFrame e a Davide Angeletti, tra i migliori piloti al mondo di questi droni. Perché questa tecnologia può essere il futuro? Il volo FPV è un volo affascinante perché il pilota ha il controllo totale manuale del mezzo, del drone, e permette, se si posiziona una telecamera tipo una GoPro sopra il drone, di fare filmati molto dinamici ed accattivanti. Filmati che infatti hanno attirato l'attenzione del mondo della pubblicità. E quindi si sono aperte prospettive di lavoro molto interessanti per i piloti di FPV. Peraltro, ora anche lo scoglio legale è stato superato. Grazie al nuovo regolamento europeo sui droni è diventato legale a patto di avere di fianco al pilota un osservatore che non perda mai di vista il drone senza l'ausilio di binocoli o telecamere e che sia pronto a comunicare al pilota qualunque pericolo stia arrivando da direzioni che lui non può tenere sotto controllo. E mentre nuovi corsi su vari livelli verranno organizzati a Cremona, Davide Angeletti spiega com'è andata la sfida tra il suo drone, pilotato da un box, e il kart guidato da Ennio Gandolfi, 3 volte campione del mondo, di fatto con parità di prestazione. È stata un'esperienza fantastica, mi tremavano le gambe, ci siamo veramente divertiti, sorpassi contro sorpassi. E quindi se non lo conoscete, comunque ragazzi, vi consiglio di documentarvi su questo mondo perché è veramente appassionante.